Mi viene in mente, sì, mi viene in mente quella storia, sì, quella storia, il giardino dell'Eden, ed Eva disse a Dio, signore, ho un problema. Che problema hai, Eva? Signore, lo so che tu mi hai creata e che tu hai provveduto per questo giardino bellissimo, stracolmo di alberi che danno fiore e frutta e pieno di animali bellissimi e di uccelli meravigliosi e anche per quello strano serpente lungo. Ma io non mi sento davvero felice. Il Signore replicò immediatamente come se quello che la donna aveva detto gli risultasse incomprensibile. Ma come mai, Eva? Mio Dio, mi sento sola! E poi sono davvero stufa di mangiare quelle mele. Bene, Eva, in questo caso ho la soluzione. Creerò per te un uomo. Quest'uomo sarà una creatura difettosa, con molti aspetti negativi. Mentirà, ti prenderà in giro, tradirà la tua fiducia e in pratica ti darà un sacco di problemi. Però sarà più grande di te, più propositivo, più veloce, amerà cacciare e uccidere. E poi avrà un sguardo insistente e curioso e ti chiederà spesso consigli per imparare a pensare nel giusto modo, come dirà lui. E poi si impegnerà in occupazioni infantili, quale la lotta, prendere a calci una palla, cercare di trovare con estremo impegno soluzioni a giochi virtuali. Ma visto che ti stai lamentando, lo creerò in modo che tu possa soddisfare le tue... Insomma, no, hai capito, no? Le tue necessità fisiche. È l'uomo! Sembra una cosa divertente, commentò Eva ammiccando ironicamente e poi aggiunse: ma allora, mio Dio, dove sta la fregatura? Lo potrei avere ad una condizione. E quale? Come ti ho già detto, sarà un essere arrogante, autocompiacente, si crederà intelligente. Tu dovrai fargli credere di essere stato creato lui per primo. Però d'accordo, è un segreto, il nostro segreto, da donna a donna. Se si fosse accontentata di vivere nel giardino delle delizie senza... sì, proprio senza l'uomo. Sarebbe vissuta in eterno, senza incorrere nella colpa originale, la colpa di averlo voluto. E il mio avviso è maturo, non invecchiato. In fondo, queste rughe non lo rendono forse più desiderabile. E poi... ho sempre avuto le rughe. Se sorrido, appaiono. E poi se ne vanno. Ti piacevano, vero? Accarezzavi questi leggeri solchi della pelle. Li seguivi con le dita, creando
ombre immaginarie sul mio viso. Io ridevo. Abbiamo riso tanto nella nostra vita passata, ricordi, amore mio? Ridendo, abbiamo concepito nostro figlio. È il frutto della nostra felicità. Non hai dimenticato la nostra felicità, vero? Ti supplico, dimmi di no. Ti prego, amore mio, non farmi subire anche questa sconfitta. Una donna tradita è una donna sconfitta. L'uomo è un meschino, un impostore, un serpente che striscia e trama alle spalle di chiunque pur di raggiungere fama e successo. Non ha mai amato nessuno al di fuori di sé. Mi ha portata qui, fingendo di amarmi. Mi è illusa, è sfruttata. Finché non ha trovato qualcosa, qualcuno che potesse essermi più utile. E quando l'ha trovato, mi ha abbandonato, senza nemmeno preoccuparsi di suo figlio, come si fa con un abito vecchio. E adesso vuole indossarne uno nuovo, più bello e fresco. Voi, che state ascoltando la mia storia, non è la gelosia a farmi parlare, no. Credetemi, è la compassione, sì, la compassione, che io provo per gli uomini, per tutti gli uomini, che non meritano la nostra dolcezza, le nostre attenzioni, le nostre carezze, la nostra fiducia, i nostri baci, il nostro amore. Quando ci renderemo conto di tutto questo spreco di sentimenti, sarà ormai troppo tardi. Eh sì, è un'antica storia, antica come la mia storia. Già, in troppi mi chiedono delle cicatrici che ormai grazie ad una dottoressa di Monteverde non si vedono quasi più. Per anni mi ha curata e operata finché non mi sono ripresa. E ora eccomi qui, davanti a voi, a raccontare la mia vita. Mario è un bel ragazzo, abitava davanti a casa mia. Quando innaffiavo i fiori con la pompa che abitavo alla vaschetta dove spesso sciacquavo i panni sul terrazzino, ero molto giovane allora, mi sporgevo e lo vedevo che entrava e usciva da casa. Non mi dicevo io voglio sposare quel ragazzo. Sì, 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 sento che lo amo. Ma come fare? Il giorno dopo vado a comprare il concime liquido per i miei fiori e me lo trovo davanti. Perché non ti sposi? No, no, si deve sposare prima mia sorella. Ma tuo padre ti ha parlato? Mi ha detto che tuo padre è andato a trovarla. Ti trovi bene a casa? Insomma, mia madre mi picchia e mio padre pure, qualche volta. Vuoi che ci sposiamo io e te? Si deve sposare prima mia sorella. Hai paura? Mio padre è cattivo, sì. Stai attento. Anche tu corri dei rischi. E Mario, tutto tronfio, sicuro di sé. Ma io non ho paura. Io sono un uomo. Intuendo che la situazione si stava riscaldando, decido di andarmene. E Mario, a voce alta, alle spalle da eroe. Vuoi che ci parli io? Mi volto e contenta. Mi piacerebbe, sì. Io non ero mai stata così felice. Stare vicino a lui anche per pochi minuti era meraviglioso. Per la prima volta nella mia vita io me l'ero sentita importante, almeno per un uomo. In casa non obbedivo più a nessuno, specialmente mio padre, né a nessun altro, anzi disobbedivo. Comunque pensavo che questi rapporti familiari si sarebbero sistemati col matrimonio. Il giorno dopo, eccolo di nuovo. Lo incontro per strada, all'angolo della strada di casa.
una domanda inaspettata. Ehi, guardi altre ragazze per me? No, Mario, non ci penso proprio, rispondo sorridendo. E lui, sorridendo a sua volta, sei troppo sveglia, non ci credo, dai. Ma no, Mario, io guardo solo te. Ed era vero, io guardavo solo lui, l'uomo che avevo idealizzato. E poi lui aggiunse, senti, vuoi che parlo a tuo padre del matrimonio? Mi venne un dubbio. Dunque non ne aveva ancora parlato. Ma io ero così felice per quelle parole che io gli avrei baciato tutte le mani, i piedi, tutto. Gli ero messa la mia giacchetta rossa. L'unica giacchetta nuova che ero riuscita a comprarmi. I regali dei miei parenti nelle varie ricorrenze durante l'anno. Per me a 16 anni quella giacchetta rossa era meravigliosa. Ma per lui... Ehi, la prossima volta non la mettere, è pericoloso. Il giorno dopo, all'ora dell'innaffiatura dei fiori, non lo vedo. E neanche la sera. E neanche l'indomani. Io lo aspettavo sempre. Non pensavo ad altro. Il cuore batteva sempre più forte. E poi, dopo una settimana, eccolo. Ehi Mario, ciao! Ma dove sei stato? Perché non ti sei fatto vedere? Sono sempre stato in casa. Non mi sono mai mosso da casa. Sono rimasto nascosto dietro la tenda, dietro le finestre. Volevo vedere se incontravi qualcuno, se lo facevi salire. Oh Mario, dai, io non vedo mai nessuno. Ho parlato con tuo padre, ci sposeremo presto. La gioia aumentava talmente tanto i battiti del cuore che io non ho neanche pensato ad una bugia. Sono scesa giù e nel portone ci siamo baciati. Faceva caldo, molto caldo, e Mario mi è venuto vicino, troppo vicino. Ho avuto paura, mi sono tirata indietro. Per un altro mese non ci siamo più visti. Strano, abitavamo vicino, uno di fronte all'altro. Io lo aspettavo sempre. I fiori io li ho fatti ammalare. Poi finalmente una mattina lo vedo arrivare. Era così bello. Moro, occhi azzurri e jeans aderenti e una camicia celeste con le maniche rimboccate. Bello. E sportivo. Corro giù, mi porta nel portone e ci baciamo. Poi si sbottona, mi solleva, le mie gambe abbracciano i suoi fianchi. Ho paura, ma non dico niente, non faccio un gesto per allontanarmi. No, lui non è violento, lui sa quello che fa, sa che lo amo, ma è chiaro che ci sposiamo. Ti amo, Mario, ti amo. Anch'io ti amo, non ti abbandonerò mai. Sono contenta, mi sposerà, mi fido. Passano 3 giorni, 7 giorni, un mese. Lui non si fa più vedere. Intanto una mattina, mentre innaffiavo i fiori con un concime speciale per farli prendere,
Sento quello strano odore che mi fa girare la testa. Comincio a capire di essere incinta. Io ero terrorizzata perché Mario non si faceva vedere. Se mio padre scopre che sono incinta, mi ammazza di botte! Di notte nella mia stanzetta dormivo sempre con l'orecchio teso. Poi finalmente lo vedo arrivare. Io mi sento morire dalla felicità. Gli dico che sono incinta. Impallidisce. Mi guarda strano. Io piango. Domani andrò a parlare con tuo padre. Credimi. Dunque non ci aveva più parlato. Gli ho creduto. La voglia di credere era tanta. Purtroppo non è più tornato né quella sera, come aveva promesso, né altre sere. Non l'ho più visto. Intanto mia madre comincia a capire che c'è qualcosa di strano a me. Ehi, fammi vedere il petto, signorina. No, mamma, ma no, mi vergogno. Poi un grido. Ma sei incinta! Quella sera stessa fanno una riunione di famiglia. Mia madre, mio padre, mio zio e il fratello di mio padre. Mia sorella nel frattempo si era sposata ed era andata a vivere in un'altra casa, non lontano da Trastevere. Io cerco di mettere l'orecchio alla porta, ma non sento niente. Il giorno dopo mia madre e mio padre vanno a comprare delle cose fuori città. Resto sola in casa. Mentre sciacquo i panni sul terrazzino, sento la porta d'ingresso che si apre. Qualcuno sta venendo verso di me. Ah, è mio zio, lo riconosco dal passo. Mi volto. Ma vedo che indossa gli abiti da lavoro. Un paio di pantaloni vecchi macchiati di vernice e una maglietta rossa con le maniche rimboccate. Io ero intenta nel risciacquo. Si può avere un caffè dalla nipotina? Ti hanno lasciato da sola? Come va con quel pancione? Sto bene. Lui non dice niente. Lentamente si sposta verso di me. Faccio per girarmi. Sento del liquido freddo che mi sta scivolando tra i capelli. È benzina! Poi lui mi ha tirato un fiammifero acceso sopra. Sto bruciando come una torcia, grido, scappo, il fuoco mi divora. Non so come sono riuscita ad arrivare in strada. Qualcuno per pietà mi ha gettato addosso una coperta, quella coperta mi ha salvato la vita. Tutta piaghe, con la pelle a brandelli, mi portano al Santo Eugenio. Reparto grandi ustionati. Ero stata condannata a morte dalla mia famiglia. Ancora oggi porto i segni di quel tragico giorno. Appesa ad un silenzio, del precipizio di un amore tragicamente rosso, cedo e mi adeguo alle forme del dolore. Urlano sensi violati, cellule straziate, in un falso fiorire d'infinito. Nelle vene l'amaro, che ha sangue e odore di lacrime in catene, sciolto il cuore in una
un'assenza di luce. Chiudo i segni di un roco tra le carni, nelle sembianze sparite del tempo. Docile, come la morte che si avvera.